questo anticipo tornate alla vittoria, una partita sofferta, lunga, complicata, ha dovuto venire fuori anche il carattere. Sì, abbiamo lottato fino all'ultimo, tutti i set molto tirati, sopra il 20 è venuto fuori un po' il carattere di ognuna di noi, quindi siamo riuscite a trovare la soluzione a fine set. Forse l'inizio set preso un po' non sotto gamba, però comunque un po' troppo soft e poi ce l'abbiamo fatta a riprendercela a fine di ogni set, per fortuna. Sono arrivati 3 punti importanti per rimanere attaccati alla classifica, alle avversarie. Sono arrivati anche rischiando qualcosina? Sì, abbiamo ripreso la strada, diciamo, vincente, tra virgolette, che avevamo perso un po' a Santa Croce. Speriamo sia di buon auspicio anche per la Coppa Italia, quindi tocchiamo ferro. Sì, ci stiamo riprendendo, insomma, un po' alla volta, si può anche sbagliare, nessuno è perfetto, ecco. Ho sentito anche qualche urlo dalla panchina. Qualche urlo? No, non succede mai. Okay. Ogni tanto. Grazie. Prego. Valeria Zanin, dunque all'andata, una delle poche squadre che aveva battuto Loreto, siete arrivate qui per questo anticipo e ci avete riprovato, è mancato poco per arrivare quantomeno al tie break. Sì, purtroppo abbiamo cercato di portare i set più a lungo possibile, però alla fine dei set abbiamo fatto comunque errori noi e Loreto ne ha semplicemente approfittato. Una partita che sembrava più in salita per voi, invece siete state brave a rimanere sempre attaccate, forse a capire anche quali erano un po' i punti deboli stasera di Loreto. Sì, abbiamo cercato di approfittare i momenti un po' bui di Loreto e siamo state brave comunque anche a recuperare i punti perché non sempre siamo partite in vantaggio, però devo dire che nei momenti determinanti loro sono state più precise di noi.